Bentrovati. Allora, io oggi per il mio progetto ho scelto di utilizzare questo filato della Mistrico Filati della linea Alice. Questo è un 100% microfibra, è un gomitolo da 50 grammi ed è 200 metri, quindi rende veramente tanto. Allora, questo filato va lavorato con l'uncinetto del 3,3 e mezzo. Infatti io il mio progetto l'ho lavorato appunto con l'uncinetto del 3 e ho usato anche, ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. Allora, questo filato lo trovate nella merceria di Giuseppe Coletti. Sotto il video, nel box informazioni, poi vi lascio il link della sua pagina Facebook e il numero di telefono in modo che lo possiate contattare per chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato. Oltre a questo colore troverete anche altri colori, uno più bello dell'altro. Allora, detto questo, adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro maglione. Allora, prima di iniziare, prima di spiegare come iniziare questo lavoro, volevo dire una cosa, ecco, volevo ringraziare Rania Scordalù. Infatti, Rania Scordalù è la creatrice, l'ideatrice di questo progetto. Infatti, io ho visto su internet una foto del progetto del lavoro che facciamo oggi e mi è piaciuto tanto. E quindi ho visto che era sua e quindi ho chiesto il permesso se lo potevo realizzare e fare anche il tutorial. Quindi lei mi ha dato, diciamo, molto gentile, molto gentilmente mi ha dato il consenso. Ok, quindi volevo dire solo questo, lo volevo ringraziare. Allora, per quanto riguarda le misure, dobbiamo prendere adesso, scusate il mio disegno, comunque facciamo conto che questa è una testa. Allora, dobbiamo prendere la circonferenza della nostra testa perché il nostro progetto parte proprio dal collo. Noi faremo prima il collo, quindi lavoreremo tubolare, facciamo un collo tubolare senza aumenti. Quindi dopo, quando arriviamo all'altezza del collo, iniziamo poi la lavorazione facendo degli aumenti. Quindi facciamo degli aumenti e man mano il lavoro poi cresce fino ad arrivare sotto le braccia per chiudere e formare poi le maniche. Allora, per quanto riguarda la mia misura, il filato che ho usato io, che questo qui è un microfibra, non so se conoscete i baci rubati si lavora con l'uncinetto del 4,4 e mezzo. Questo è un microfibra e diciamo che è leggermente più piccolo, ecco, è più sottile, quindi questo si lavora col 3,3 e mezzo. E io con questo filato ho messo su 100 catenelle, 100 catenelle più 4. Più 4 perché poi servono 4 catenelle per formare gli angoli. Ok, quindi facciamo 36 maglie, metto sul davanti, 36 maglie dietro. Scusate, io non ho trovato una penna. 14 maglie per le maniche e 14 dall'altra parte. E in più ho fatto 1, 2, 3, 4 catenelle in più, tutto qua. Quindi per chi vuole, diciamo, per chi vuole più catenelle, se vuole aggiungere una taglia in più, non deve aggiungere. Allora, scusatemi, si lavora un multiplo di 2 catenelle. Questo è un multiplo di 2. Quindi per chi vuole una taglia in più deve aggiungere non 2 catenelle ma 8, perché deve aggiungere 2, 2, 2 e 2. Ok? Però arrivate alle vostre catenelle, quindi fate una catenella di un numero pari, arrivate alle vostre catenelle dovete aggiungere 4 catenelle in più, che quelli servono per gli angoli. Quindi se io qui aggiungo 2 catenelle in più invece di 36 diventano 38 e qui invece di 14 diventano 16. Ok, qui tutto qui. Allora, detto questo, passiamo adesso
alla lavorazione del maglione. Ah, scusate, dimenticavo di dire che io faccio una taglia 44 46. Ok? Allora, io ho fatto le mie 104 catenelle, adesso metto le catenelle dritte e chiudo a cerchio, quindi vado nella prima catenella e chiudo con una maglia bassissima. Allora, per fare il collo, sto lavorando con l'uncinetto, non so se si riesce a vedere, con l'uncinetto del numero 3. Adesso inizio e faccio 3 catenelle, quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Allora, adesso faccio tutto il giro a maglia alta, quindi lavoro 104 maglie alte. Quindi facciamo attenzione e dobbiamo lavorare tutte le catenelle, quindi dobbiamo fare attenzione a non saltare neanche una catenella, altrimenti poi non ci troviamo con il multiplo, perché noi dobbiamo lavorare un multiplo di 2 catenelle, quindi dobbiamo avere le maglie di un numero pari. Ok, allora vado avanti e faccio tutto il giro a maglia alta. Allora, ho finito il giro, quindi sono arrivata alle mie 104 maglie alte. E adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, così. Quindi adesso inizio ancora 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Adesso dobbiamo fare delle maglie alte in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta, esco di nuovo dietro, prendo il filo e faccio la maglia alta, così. Quindi lavoro tutte le maglie, tutte le 104 maglie alte in costa dietro, così. Ok? Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Dopo che abbiamo finito il giro, chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassa. Ripetiamo poi un giro a maglia alta. Dopo che abbiamo finito il giro a maglia alta, facciamo un giro a maglia alta in costa dietro. Insomma, dobbiamo alternare questi due giri fino diciamo, allora, questo è il collo, quindi poi dobbiamo decidere l'altezza del collo. Adesso io non so quanti giri farò. Quanti centimetri farò, perché man mano che lavoro lo provo, quindi quando arrivo ad un'altezza che mi va bene, che mi piace, poi mi fermo e inizio poi a lavorare la maglia. Ok, quindi io adesso vado avanti e poi quando arrivo all'altezza, alla mia altezza, diciamo all'altezza che mi va bene, poi vi dirò quanti giri ho fatto. Quindi mi raccomando, dovete fare un giro a maglia alta e un giro a maglia alta in costa dietro, ok? Quindi ci ritroviamo dopo quando arrivo alla mia altezza, all'altezza del collo. Allora, eccomi qua. Io sono arrivata all'altezza del mio collo, quindi ho fatto, vi dico i punti rilievo, sono 1, 2, 3, 4, 5. Allora, in tutto in centimetri sono 8 centimetri. Ok, adesso dobbiamo iniziare il lavoro della maglia, quindi iniziamo il lavoro vero e proprio. Quindi inizio, dobbiamo fare gli aumenti e iniziamo proprio dal primo aumento. Allora inizio con 3 catenelle e rientro nella stessa maglia e faccio ancora 2 maglie alte, quindi in tutto facciamo 3 maglie alte. Adesso continuo e lavoro 36 maglie alte. 1, 2, 3, 4. Quindi arrivo a 36 e poi facciamo l'aumento.
Eccomi qua, arrivata a 36 maglie alte, adesso faccio l'aumento, quindi vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia e qui metto un marcapunti. Metto un marcapunti proprio nella terza maglia. Perché poi nel prossimo aumento dobbiamo aumentare proprio al centro delle 3 maglie. Adesso continuo a lavorare, facciamo la spalla, quindi lavoriamo 14 maglie alte. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 e 14 e qui facciamo nella quindicesima maglia facciamo un aumento e facciamo 1 2 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia e metto un altro marcapunti così e adesso continuo a lavorare ancora 36 maglie alte, quindi abbiamo fatto 36 maglie alte per il davanti, 36 maglie alte adesso per il dietro e poi alla fine chiudiamo, cioè lavoriamo 14 maglie alte e poi chiudiamo il giro. Ok, allora vado avanti e arrivo fino a 36 maglie alte. Ok, sono arrivata a 36 maglie alte, quindi adesso vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia di base, così, e metto l'ultimo marcapunti. Così. Adesso lavoro 14 maglie alte. Quindi vado nella maglia seguente, inizio 1 2 3 fino a 14. Ok, sono arrivata a 14 maglie alte. Adesso vado qui a chiudere nella terza catenella iniziale qui con una maglia bassissima. Ok, quindi abbiamo completato il giro, quindi qui abbiamo 14 maglie alte per le maniche, 14 maglie alte anche da questa parte e quindi adesso qui ad ogni giro dobbiamo sempre aumentare. Allora iniziamo adesso il punto. Andiamo qui al centro delle 3 maglie alte, quindi qui abbiamo l'aumento. Andiamo nella maglia centrale con una maglia bassissima. Quindi faccio 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. 1 2 Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, però non la chiudo, quindi prendo il filo. Scusate un attimo. Allora, prendo il filo ed esco da 2. Vado nella maglia seguente e lavoro un'altra maglia alta non chiusa, quindi esco solo da 2. Adesso chiudo. Adesso torno indietro di un punto, quindi vado dove abbiamo fatto la prima maglia alta, vado sotto la maglia alta, quindi nel primo giro che abbiamo fatto qui, vado sotto la maglia alta, quindi adesso faccio una maglia alta in costa davanti, quindi vado sotto la costina della maglia alta, prendo il filo così e faccio una maglia alta. Qui abbiamo lavorato la maglia alta, quindi
saltiamo questa maglia e andiamo nella prossima maglia. Quindi facciamo una maglia alta chiusa a metà. Andiamo nella maglia seguente, facciamo un'altra maglia alta chiusa a metà, così. E adesso chiudo. Torno indietro, quindi vado nella prima maglia, però vado sotto la prima maglia, quindi vado nella sotto la maglia alta, quindi vado sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia alta. Quindi dobbiamo fare delle maglie alte in costa davanti. Adesso qui abbiamo lavorato, vado nella maglia seguente, nella maglia libera, quindi faccio una maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, un'altra maglia alta chiusa a metà, quindi una maglia alta non chiusa, così. Quindi ho le due maglie alte chiuse a metà sull'uncinetto e adesso chiudo. Prendo il filo, torno indietro di una maglia, quindi vado nella prima maglia alta, vado sotto la maglia alta, prendo sotto la costina, prendo il filo, maglia alta e continuo così fino ad arrivare dove qui al marcapunti, quindi qui poi dobbiamo fare l'aumento. Quindi chiudo tutte le maglie, vado sotto, quindi qui abbiamo la maglia alta, io vado nella maglia sottostante, qui vado sotto la costina, prendo il filo e faccio una maglia alta così. Ok, e questo è il punto. Ok, arrivo allora fino a qui, dove ho il mio marcapunti. Allora, sono quasi arrivata qui al mio marcapunti, dove devo andare qui nella maglia centrale a fare l'aumento. Quindi lavoro le mie due maglie chiuse a metà, 1 e 2. Vado sotto la maglia alta e faccio la mia maglia alta in costa davanti. Quindi dobbiamo lavorare anche la prima maglia delle tre maglie alte che abbiamo qui l'aumento. Quindi io vado a lavorare anche qui la prima maglia. Adesso siamo qui nella maglia centrale e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. E adesso andiamo avanti a lavorare le maglie alte così, le maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme. Quindi vado sotto la prima maglia alta che ho fatto, quindi vado sotto e faccio la maglia alta in costa davanti. E vado avanti fino al prossimo marcapunti, dove dobbiamo andare a fare ancora l'aumento. Qui. Quindi qui dobbiamo, adesso stiamo lavorando qui la manica. È un punto molto facile, a me piace molto e l'effetto è anche molto carino. Allora, quindi vado avanti, sto quasi per arrivare al marcapunti. Ok, sono arrivata, quindi faccio la mia
ultime due maglie alte chiuse insieme. Ok. Quindi ho lavorato anche la prima maglia alta delle tre qui dell'angolo, diciamo degli aumenti. Ora vado nella maglia centrale e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. E ricomincio a lavorare le maglie alte chiuse insieme, quindi 1. Chiudo, quindi qui ho la maglia alta, vado sotto, faccio la maglia alta in questo davanti, vado avanti così. L'ho preso male. Ok, allora vado avanti e arrivo al prossimo marcapunti. Eccomi, allora sono arrivata quasi qui. Devo lavorare le ultime due maglie alte, 1 e 2. E adesso lavoro qui al centro, dove ho il marcapunti, 3 maglie alte. Qui abbiamo fatto l'ultimo aumento del giro. Quindi adesso continuo le mie ultime maglie, le 14 maglie della manica. Quindi faccio 1, 2, allora. Eccomi qua, sono quasi alla fine, devo lavorare le ultime due maglie alte e chiudo il giro. Allora. Ok. E chiudo nella terza catenella qui, nella terza catenella iniziale, con una maglia bassissima. Ok. E così abbiamo preparato qui. Già visto si è allargato. Vi faccio vedere. Ecco. Adesso facciamo il secondo giro. Quindi a questo punto si lavora su due giri. Quindi abbiamo fatto il primo giro delle maglie chiuse insieme e poi con la maglia alta in costa davanti. Adesso invece dobbiamo fare un giro tutto a maglia alta, però ci dobbiamo ricordare che qui dobbiamo fare sempre gli aumenti. Quindi, allora, vado al centro delle 3 maglie alte, proprio qua. 1, 2, 3, rientro e faccio ancora 2 maglie alte. 1, cosa è successo qua? Un attimo, niente. Ok, allora 1, 2, 3. E adesso vado avanti a lavorare le maglie alte. Quindi noi abbiamo lavorato la maglia centrale, adesso qui abbiamo una maglia alta e lavoriamo la maglia, una maglia alta. Qui abbiamo due punti, quindi abbiamo le maglie chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti, quindi lavoriamo 1, 2,
andiamo nella maglia seguente. Qui abbiamo le maglie chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti. Quindi lavoriamo 1 e la maglia alta in costa davanti, 2, 1, le maglie chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti, quindi sono 2, così. Ok, quindi adesso facciamo tutto il giro a maglia, tutto a maglia alta. Qui nella terza, qui abbiamo le 3 maglie alte, lavorate tutte nella stessa maglia di base. Quindi quando arriviamo qui nella maglia centrale, qui dobbiamo lavorare 3 maglie alte. E lo facciamo insieme questo. Quindi lavoriamo tutte le maglie a maglia alta e arriviamo qui all'angolo. Eccomi qua, sono arrivata qui dove abbiamo le 3 maglie alte. Quindi vado sulla prima maglia alta, lavoro una maglia alta. Nella maglia centrale lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Una maglia alta nella maglia seguente. E qui ricominciamo a fare tutte le maglie alte. Quindi qui abbiamo le maglie alte chiuse insieme e la maglia alta in costa davanti. Quindi devo lavorare 2 maglie alte, 1 e 2. Qui nel gruppo seguente 2 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta in costa davanti. Quindi lavoro 2 maglie alte, 1, 2, 2, 2 maglie alte. 2 maglie alte qua così 1 2 1 2 1 2 arrivo all'angolo e qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi lavoro la prima e al centro faccio l'aumento, quindi 1, 2, 3 e una maglia alta e ricomincio a lavorare le maglie qui a 2, quindi qui dobbiamo lavorare 2, 2, 2. Ok, allora andiamo avanti e ci ritroviamo alla fine. Qui quando arrivate, qui dovete lavorare ancora un aumento. Quindi lavorate una maglia alta sopra qui, la maglia alta sopra la prima. Nella maglia centrale fate, lavorate 3 maglie alte e nella maglia seguente una maglia alta e poi continuate a lavorare tutte le maglie, quindi qui dove abbiamo le maglie chiuse insieme, la maglia alta in costa davanti, quindi sono 2 maglie alte, 2, 2, 2, 2, 2, ok? Poi arriviamo qui e chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Quindi completiamo adesso tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine. Quindi ho fatto tutte le mie maglie alte e adesso chiudo qui dove abbiamo l'aumento, quindi abbiamo qui 1, 2, 3 maglie alte. Quindi chiudo nella terza catenella iniziale. Così. Adesso con una maglia bassissima arrivo qui, cioè arrivo, vado qui nella maglia centrale. Lavoro 3 catenelle, rientro e lavoro ancora 2 maglie alte. Adesso ricomincio a fare le maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme. Quindi ricominciamo dal primo giro. Quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte qui al centro. Vado nella prima maglia che mi trovo nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta così, chiusa a metà. Quindi
Quindi torno indietro qui nella prima maglia alta, vado nella maglia sotto, nella maglia sottostante e faccio una maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, una maglia alta non chiusa. Maglia seguente, una maglia, un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo tutto. Quindi torno indietro e vado qui nella maglia alta. E faccio una maglia alta in costa davanti, così. Ok, allora lavoriamo tutte le maglie e arriviamo qui dove dobbiamo fare l'altro aumento. Eccomi qua. Allora sono arrivata qui dove dobbiamo fare l'aumento. Lavoro le mie due maglie qui, devo ancora lavorare due maglie alte chiuse insieme, quindi faccio 1 e 2. Quindi vedete, lavoro sempre la prima maglia alta delle tre maglie dove facciamo l'aumento. Quindi la prima e l'ultima va sempre lavorata. Allora torno indietro e lavoro la maglia alta in costa davanti. Quindi qui adesso nella maglia alta centrale lavoro 3 maglie alte, 1, 2, 3. E adesso continuo a lavorare. Quindi ho lavorato la prima maglia alta e adesso lavoro anche l'ultima. Quindi vado su qui nella maglia alta, faccio una maglia alta chiusa a metà. Maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. Ok, quindi adesso lavoro le spalle, lavoro il dietro, lavoro qui l'altra spalla e poi chiudo qui con una maglia bassissima nella terza catenella. Allora, penso che potete andare avanti da sole, perché adesso, dopo che facciamo il giro, facciamo questo giro, poi dobbiamo ripetere e fare tutto un giro a maglia alta. Quindi i giri sono questi, sono due. Ci dobbiamo ricordare che dobbiamo sempre, ad ogni giro, dobbiamo aumentare. Quindi le tre maglie alte le dobbiamo fare sempre fino ad arrivare sotto, diciamo sotto le braccia, per chiudere e poi formare lo spazio per le braccia, ok? Le maniche in pratica. Quindi dobbiamo continuare sempre a fare questi due giri e ci ritroviamo poi quando dobbiamo chiudere, qui per formare lo spazio per le braccia, ok? Quindi andiamo avanti con questi due giri e ci ritroviamo dopo. Ciao. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura, quindi io sono pronta per chiudere qui sotto braccio per formare lo spazio per le braccia, per fare le maniche. Allora, io sono arrivata per la mia misura a 21 centimetri, quindi voi man mano che andate avanti, come dico sempre, lo provate. Quindi quando le due punte sotto il braccio si toccano, allora vuol dire che siete pronti per chiudere, ok? Allora, almeno io faccio così. Allora, adesso qui io la chiusura del giro ce l'ho sempre qua nell'angolo, quindi sono già qui nella maglia alta centrale, quindi inizio con 3 catenelle e lavoro, vado nella maglia seguente, non faccio più gli aumenti e adesso lavoro tutto a maglia alta, quindi lavoro tutte le maglie a maglia alta. Fino ad arrivare qui dove abbiamo l'angolo, ok? Quindi lavoro tutta questa parte a maglia alta.
Allora, eccomi qua. Ho fatto tutto il giro, tutto il giro, ho fatto tutto qui, il davanti, tutta maglia alta. Quindi adesso sono arrivata qui nella maglia centrale dove abbiamo le 3 maglie alte, dove facciamo gli aumenti. Quindi vado nella maglia alta centrale e faccio una maglia alta. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Allora, per la mia misura 6 catenelle vanno bene. Se avete bisogno di più catenelle, ne fate 8, 10, ok? Quindi lo provate. E, se avete bisogno di più o più di 6 catenelle, ne fate 8, 10. Allora, questa è la parte della manica e vado qui nell'altra, diciamo nell'altra punta. Quindi vado nella terza. Scusate, nella maglia centrale, quindi qui abbiamo 3 maglie alte, vado nella maglia centrale e faccio una maglia alta. Così. E adesso continuo a lavorare la parte dietro, quindi continuo a lavorare le mie maglie alte. Così. Ok, quindi faccio, lavoro tutta questa parte, arrivo qua dove abbiamo le 3 maglie alte, quindi vado nella maglia centrale, faccio una maglia alta 6 catenelle e poi vado e mi aggancio qui dove ho iniziato, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella. Eccomi, allora sono arrivata qui dove abbiamo le 3 maglie alte. Vado nella maglia alta centrale, faccio una maglia alta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vado a chiudere qui dove ho iniziato. Quindi vado nella terza catenella con una maglia bassissima, chiudo e quindi abbiamo chiuso adesso. Qui per le braccia. Ok, adesso iniziamo di nuovo il punto. Quindi dobbiamo fare le maglie alte chiuse insieme, poi la maglia alta in costa davanti. Qua mi sono ingarbugliata, vediamo dov'è. Ok, quindi inizio 1, 2, 3 catenelle, vado nella maglia seguente, esco da 1 e chiudo, quindi torno indietro e faccio la maglia alta in costa davanti, una maglia alta chiusa a metà, un'altra maglia alta chiusa a metà, chiudo, maglia, vado nella maglia alta sotto la prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. Così. Ok, quindi adesso dobbiamo lavorare a giro, non dobbiamo fare più gli aumenti e dobbiamo andare a scendere, quindi si lavora sempre a giro. Allora, dobbiamo arrivare, diciamo, a una certa altezza perché poi sotto facciamo un'altra lavorazione nel bordo. No, non finiamo la maglia così, però facciamo un'altra lavorazione, facciamo un bordino, ok? Quindi io vado avanti, man mano che il lavoro cresce, lo provo. Quando arrivo all'altezza della vita, anche forse un pochino più giù della vita, vicino ai fianchi, poi cambierò la lavorazione. Ok? Quindi andiamo avanti, poi vi dirò quanti giri oppure quanti centimetri ho fatto io per iniziare a fare il bordo. Allora, andiamo avanti. Qui adesso io vado avanti, arrivo fino alle catenelle, poi qui lavoriamo insieme.
Allora, sono arrivata qui dove abbiamo le catenelle, le 6 catenelle, quindi devo fare le 2 maglie alte chiuse insieme qui. È una maglia alta in costa davanti. Quindi qui abbiamo le 6 catenelle e adesso lavoriamo le 6 maglie alte. Facciamo 1. Due, tre, quattro, cinque, sei. E andiamo avanti da questa parte. Adesso facciamo 2 maglie alte chiuse insieme. Allora, lavoro una maglia a metà. Lavoro la seconda maglia alta a metà, chiudo. Quindi qui dove abbiamo le 6 catenelle facciamo 6 maglie alte. Ok? Faccio vedere. Fate la stessa cosa dall'altra parte. Ecco. Quindi poi quando si finisce il giro delle 2 maglie chiuse insieme, la maglia alta in costa davanti, quando si finisce il giro dobbiamo ricominciare a fare un giro tutta maglia alta e così via, fino ad arrivare, come ho già detto prima, fino ad arrivare all'altezza della vita o diciamo leggermente sui fianchi, perché poi iniziamo a fare un'altra lavorazione, facciamo un bordo. Allora, andiamo avanti adesso fino qui. Lavorate le 6 maglie alte nelle 6 catenelle, chiudete qui con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale e continuate la lavorazione sempre a giro, ok? Allora, eccomi qua. Io sono arrivata all'altezza della mia vita. Quindi, per essere precisi, diciamo all'altezza della cintura dei pantaloni, ecco perché da qui in poi adesso cambiamo lavoro e facciamo un bordo, quindi un bordo tipo diciamo come un elastico, ecco. Allora vi dico la mia misura. Vabbè, è la mia misura, comunque voi lo dovete provare e dovete arrivare alla vostra misura. Ok, io comunque vi dico la mia, io sono arrivata a 25 centimetri, quindi prendo la misura dal sotto al braccio, sotto il braccio fino qui, dove ho finito di lavorare, fino diciamo all'altezza della mia vita. Ok, quindi sono 25 centimetri. Adesso però la lavorazione che dobbiamo fare qui, il bordo, ha un multiplo, quindi ha un multiplo di 11 catenelle. Allora, io adesso io ho 116 catenelle, quindi sono arrivata qui dove ho finito il giro, dove faccio le 2 maglie chiuse insieme e una maglia alta in costa davanti. Quindi ho finito il giro e adesso devo fare tutto il giro a maglia alta, perché così è il punto si lavora su 2 giri. Quindi nel secondo giro adesso faccio le mie maglie alte. In questo giro vado a diminuire le 6 maglie, ok? Perché devo lavorare un multiplo di 11 catenelle, quindi per avere il multiplo giusto, esatto, devo diminuire 6 maglie, ok? Quindi voi, quando arrivate all'altezza, diciamo della vostra vita, all'altezza della vita, contate tutte le maglie. Ok, quindi dovete ottenere un multiplo di 11 catenelle. Se c'è qualche maglia in più, allora nel giro delle maglie alte diminuite le maglie, quindi chiudete 2 maglie insieme. E adesso io faccio il primo, vi faccio vedere. Allora, inizio con 3 catenelle, che sono sempre la prima maglia alta, quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Ok, maglia seguente,
lavoro una maglia alta, però non la chiudo. Vado nella maglia seguente, lavoro ancora una maglia alta e non la chiudo, e quindi ho diminuito una maglia e adesso vado avanti. E questa è la prima maglia delle 6 che devo diminuire, e vado avanti. Dobbiamo distribuire bene i punti che andiamo a diminuire, quindi non dobbiamo fare le diminuzioni troppo vicine. Se le maglie, per esempio, da diminuire sono 6, come nel mio caso, allora farò dopo, che ne so, 20 maglie, 25 maglie, diminuisco. Ora, per farvi vedere di nuovo come diminuisco la maglia, faccio un'altra diminuzione, quindi entro, prendo il filo e non chiudo la maglia alta, vado nella maglia seguente, prendo il filo, esco da 2 e non chiudo la maglia. Quindi adesso le maglie sull'uncinetto, le 2 maglie e chiudo così e vado avanti. Ok, quindi io adesso faccio tutto il giro così a maglia alta, poi iniziamo la lavorazione del bordo. Dopo che ho fatto questo giro a maglia alta, poi farò un giro tutto a maglia alta in costa dietro. Comunque, adesso finisco questo giro e poi facciamo insieme il giro a maglia alta in costa dietro. Ok? A dopo. Allora, eccomi qua. Ho finito tutto il mio giro a maglia alta. Quindi ho le mie 106 maglie alte. Ora facciamo un giro tutto a maglia alta in costa dietro, quindi inizio con 3 catenelle e lavoriamo come abbiamo fatto nel collo, quindi lavoriamo in questa maniera. Entriamo dal dietro del lavoro, passiamo sulla maglia alta, prendiamo il filo e facciamo una maglia alta, così. Le maglie alte chiuse, che è la diminuzione. Prendiamo tutte e due maglie, così. Ok? Allora. Ok? Quindi facciamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora, finito tutto il giro a maglia alta in costa dietro, adesso iniziamo la lavorazione vera e propria. Ok, allora mi sono messa qui davanti lo schema, così spero di essere chiara. Allora, facciamo, iniziamo con 3 catenelle, 1, 2, 3 catenelle, quindi le 3 catenelle sono come sempre la prima maglia alta. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, quindi sono 2 maglia seguente, ancora una maglia alta, quindi 3 maglie alte. Adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta in costa davanti, così. Quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia alta, 1 e 2 maglia seguente, maglia alta in costa davanti, così. Adesso 3 maglie alte, quindi andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi 3 maglie alte. Allora abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 maglie alte in costa davanti e 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, io cerco di farvelo vedere bene. Allora, adesso salto 2 maglie. Allora, 1, 2 e nella terza faccio una maglia alta in costa davanti. Ve lo faccio rivedere. Quindi salto 1, 2, 3. Quindi salto 1, 2, vado qui nella terza, una maglia alta in costa davanti, così.
Forse è troppo vicino e si vede male. Adesso devo tornare indietro, quindi vado nella prima maglia alta qui. Quindi ho saltato due maglie, nella terza ho fatto una maglia alta in costa davanti. Adesso filo sull'uncinetto, torno indietro e vado qui sulla prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. Così. Ora 3 maglie alte, quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Quindi 3 maglie alte. Adesso facciamo 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Quindi stiamo ricominciando. 2 maglie alte in costa davanti. Di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Adesso salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta in costa davanti. Torno indietro, quindi ho saltato le 2 maglie, vado qui sulla prima, torno indietro e faccio una maglia alta in costa davanti. Così. E adesso faccio ancora 3 maglie alte. Vado nella prima e faccio una maglia alta. 1, 2, 3. E per chiudere 2 maglie alte in costa davanti. 1 e 2. Quindi dobbiamo ripetere questo per tutto il giro. Ve lo ripeto. Allora, abbiamo iniziato 3 maglie alte, 2 maglie alte in costa davanti. 3 maglie alte, poi abbiamo saltato 2 maglie, nella terza maglia alta in costa davanti. Dopo che abbiamo fatto la prima maglia alta in costa davanti, torniamo indietro, andiamo sulla prima maglia e facciamo un'altra maglia alta in costa davanti. 3 maglie alte e chiudiamo con 2 maglie alte in costa davanti. E poi ancora di nuovo 3 maglie alte. E saltiamo 2 maglie di saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo una maglia alta in costa davanti. Prendiamo di nuovo il filo sull'uncinetto, torniamo indietro e andiamo a fare una maglia alta sulla prima maglia alta. Abbiamo saltato 2, quindi dobbiamo andare sulla prima e facciamo una maglia alta. 3 maglie alte, 2 maglie alte in costa davanti. Ripetiamo poi ancora 3 maglie alte. Dopo le 2 maglie alte in costa davanti facciamo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Adesso salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta in costa davanti. Così. Adesso torno indietro, quindi ho saltato 2 maglie, vado proprio sulla prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Adesso vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. E adesso 2 maglie alte in costa davanti. Così. Ok, quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Vi ricordo che stiamo lavorando su un multiplo di 11 catenelle, quindi contate bene le vostre maglie. Se vi risultano più maglie, se vi risultano, che ne so, 10 maglie, 8 maglie, 11 maglie in più, cioè 11, 10, 9, 8, insomma, se vi risultano più maglie. Nel giro delle maglie alte dovete diminuire le maglie in quel giro, ok? A dopo. Eccomi qua. Io ho finito il giro, ho fatto le mie 2 maglie incrociate, quindi ho saltato le 2 maglie alte. Ve lo faccio rivedere. Allora, salto le 2 maglie, vado nella terza, faccio una maglia alta in costa davanti. Torno indietro e faccio una maglia alta in costa davanti. Un attimo.
Allora, così, e così, e vado a chiudere qua. Qui mi è rimasta una maglia, ah no, sì, giusto, pensavo che stavo saltando una maglia, invece no, è giusto, ok. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle, quindi lavoro le 3 maglie alte sulle 3 maglie alte, così. Poi lavoro 2 maglie alte in costa davanti, quindi faccio la prima e faccio la seconda. Poi ancora 3 maglie alte, no, scusate, allora 3 maglie alte. Scusatemi, sto guardando lo schema. Allora 1. Io lo dico che guardo lo schema. Non faccio la parte che so le cose a memoria, non le so a memoria, quindi io guardo lo schema mentre lavoro. Allora faccio 3 maglie alte. Adesso qui abbiamo le 2 maglie alte incrociate, quindi vado sulla prima, faccio una maglia alta in costa davanti, una maglia alta qui. Entriamo qui in questo buchino, entriamo e facciamo una maglia alta. È una maglia alta in costa davanti, questa qui, quindi entriamo così, prendiamo e facciamo una maglia alta, quindi adesso abbiamo 3 maglie alte. Andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Ora 2 maglie alte in costa davanti, facciamo 1, 2 e 3 maglie alte, quindi vado sulla prima, lavoro una maglia alta. Adesso il lavoro comincia a diventare pesante. Vado nella maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Ok, adesso qui abbiamo di nuovo le maglie incrociate, quindi vado sulla prima maglia, faccio una maglia alta in costa davanti, la maglia che abbiamo qui sotto, quindi vado sulla prima maglia alta in costa davanti, qui al centro delle due maglie faccio una maglia alta e una maglia alta qui in costa davanti, quindi vado sotto la maglia, prendo il filo e faccio una maglia alta, e quindi abbiamo adesso 3 maglie alte. Continuo e lavoro le 3 maglie alte. Mi facciamo 1, 2, 3 e 2 maglie alte in costa davanti. Quindi facciamo 1, 2. Di nuovo 3 maglie alte, 1. Quando facciamo le 2 maglie alte in costa davanti, dobbiamo fare sempre le maglie alte dopo. Allora 1, 2, 3. Adesso vi faccio rivedere le maglie alte incrociate, quindi vado sulla prima maglia alta, quella sotto, quindi entro, faccio una maglia alta in costa davanti, vado qui al centro delle due maglie, entro e faccio una maglia alta e una maglia alta in costa davanti, quindi vado sotto la maglia alta su questa, quindi vado sotto, faccio la maglia alta e continuo adesso le 3 maglie alte, 1, 2, 3 e le due maglie alte in costa davanti. Ok, quindi ripetiamo questo per tutto il giro. Ok, arrivata alla fine, ho fatto le mie 2 maglie alte, finisco con le maglie incrociate.
Quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale dove ho le 3 maglie alte. Adesso vado nella maglia seguente con una maglia bassissima, quindi qui ho chiuso e vado nella maglia seguente. Quindi la prima maglia non la lavoro e faccio 1, 2, 3 catenelle, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, quindi 2 maglie alte. 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Adesso lavoriamo 2 maglie alte, 1, 2. Saltiamo la terza maglia, andiamo direttamente nella maglia seguente, quindi facciamo una maglia alta in costa davanti. Facciamo ancora una maglia alta in costa davanti. Una maglia alta proprio qui all'interno, quindi rientriamo ancora, facciamo qui nella maglia alta, facciamo una maglia alta in costa davanti. Quindi adesso abbiamo 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia e qui nell'ultima facciamo ancora una maglia alta in costa davanti, così. Quindi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Adesso lavoriamo 2 maglie alte, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, così. Ora vi faccio rivedere. Allora, abbiamo fatto le 2 maglie alte in costa davanti. Adesso facciamo una maglia alta nella maglia seguente e ancora un'altra maglia alta nella maglia seguente. Quindi saltiamo la terza. Allora, scusate un attimo, mi sa che ho sbagliato. Quindi faccio 2 maglie alte. No, scusate, allora devo saltare la maglia, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta e 2 maglie alte in costa davanti, 1 e 2. Ora facciamo 2 maglie alte, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Salto alla terza, quindi vado qui nel gruppo delle 3 maglie alte e faccio una maglia alta in costa davanti. Vado nella maglia centrale, faccio una maglia alta in costa davanti. Rientro, maglia alta. Adesso faccio ancora una maglia alta in costa davanti, sempre qui nella maglia centrale. Quindi vado sotto la maglia e faccio una maglia alta in costa davanti. E ancora una maglia alta in costa davanti qui. Quindi faccio la maglia alta in costa davanti, così. Salto la maglia seguente, vado nella maglia seguente faccio una maglia alta, maglia seguente ancora maglia alta. 2 maglie alte in costa davanti. 1 2, così. Ve lo faccio rivedere. Allora, abbiamo fatto le 2 maglie alte in costa davanti, quindi faccio 2 maglie alte seguenti. 1 2. Salto alla terza maglia. Quindi vado nella maglia seguente, qui. Abbiamo le maglie alte in costa davanti, quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Vado nella maglia centrale, faccio una maglia alta in costa davanti, rientro qui,
fra le due maglie, quindi rientro, faccio una maglia alta. Adesso una maglia alta in costa davanti, sempre qui al centro, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio la maglia alta. E adesso una maglia alta qui, una maglia alta in costa davanti, qui, così. Adesso due maglie alte, cioè salto la prima, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta. Ancora una maglia alta e due maglie alte in costa davanti. 1, 2. Ve lo faccio rivedere per l'ultima volta e poi andate avanti da sole. Allora faccio due maglie alte. 1, 2. Salto la terza maglia, quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa davanti. Vado nella maglia centrale, faccio una maglia alta in costa davanti. Rientro, maglia alta. Faccio una maglia alta in costa davanti ancora qui, nella maglia centrale, quindi vado sotto la maglia alta, prendo il filo e faccio una maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Così. Salto la maglia seguente, quindi vado nella prossima e faccio una maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Qui abbiamo le due maglie in costa davanti, quindi lavoriamo due maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti, adesso salto la maglia seguente e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso facciamo, va con una maglia bassissima, qui abbiamo le due maglie alte, quindi con una maglia bassissima vado nella maglia seguente, così. Faccio 3 catenelle, lavoro 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, una maglia alta, quindi qui abbiamo 2 maglie alte, io lavoro una maglia alta. La maglia seguente la salto, quindi vado nella maglia in costa davanti e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti, una maglia alta. Qui abbiamo una maglia alta al centro, un po' nascosta, però si vede, eccola. Quindi io vado qua, faccio una maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta. Così, una maglia alta, qui abbiamo la maglia alta, quindi io vado qui e faccio un'altra maglia alta, quindi in tutto abbiamo 3 maglie alte. Adesso vado qui nella maglia seguente, faccio una maglia alta in costa davanti, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. Quindi adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto la maglia seguente, vado nella prossima e faccio una maglia alta. E adesso dobbiamo fare 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Qui abbiamo 2 maglie alte, quindi vado nella prima maglia alta, faccio una maglia alta. La seconda maglia la salto, quindi vado qui dove abbiamo le maglie alte in costa davanti. Vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Vado nella seconda e faccio una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta centrale,
piccolina, però si vede. Quindi vado qua e faccio una maglia alta. Vado qui sulla maglia alta, questa qui piccolina. Faccio una maglia alta sulla maglia alta e adesso qui in questo foro piccolino faccio un'altra maglia alta. Quindi qui al centro dobbiamo fare 3 maglie alte e adesso una maglia alta in costa davanti e ancora una maglia alta in costa davanti. Così. Salto la maglia seguente, quindi vado nella prossima e faccio una maglia alta. E adesso mi trovo le 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro le 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Ora ve lo faccio rivedere e poi andate avanti da sole per tutto il giro. Quindi ho fatto le 2 maglie alte in costa davanti, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Salto la maglia, la seconda maglia, quindi vado qui direttamente dove abbiamo le maglie in costa davanti. Quindi vado nella prima e faccio una maglia alta in costa davanti. Vado qui nella seconda, faccio una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta al centro. È nascosta, è piccolina, quindi vado qua nel foro, faccio una maglia alta, una maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta qui, proprio qui. E adesso facciamo 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2. Salto la maglia seguente, vado nella prossima e faccio una maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte in costa davanti e lavoro le 2 maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi alla fine. Allora ho fatto qui il mio gruppo delle maglie in costa davanti, quindi salto la maglia seguente e chiudo nella terza catenella iniziale, così. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle, sono la prima maglia alta come sempre, quindi qui abbiamo le 2 maglie alte in costa davanti e lavoro 2 maglie alte in costa davanti. Adesso una maglia alta qui. Nella maglia seguente lavoro una maglia alta. Qui abbiamo 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro la prima, una maglia alta in costa davanti e la seconda, 1 e 2. Adesso lavoro 3 maglie alte. 1 2 3. Quindi sono 1 2 3 1 2 3. Qui abbiamo 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro o la prima 1 e la seconda. Quindi 2 maglie alte in costa davanti. Scusate un attimo. Andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la prima e lavoriamo la seconda. Una maglia alta qui, quindi lavoriamo una maglia alta. Qui lavoriamo 2 maglie alte in costa davanti, 1 2. Qui al centro abbiamo le 3 maglie alte, quindi lavoriamo la prima 1 2 3 e le 2 maglie alte in costa davanti. Quindi facciamo 1 2 una maglia alta
due maglie alte in posto davanti, 1 e 2. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi. Allora, ho finito il giro, quindi ho fatto le mie maglie alte in costa davanti, le tre maglie alte al centro e due maglie alte in costa davanti. Adesso qui vado a chiudere nella terza catenella iniziale, così. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la prima, 1, 2, una maglia alta. Qui al centro abbiamo la maglia alta e lavoriamo una maglia alta. Adesso 2 maglie alte in costa davanti. Qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti, quindi facciamo la prima. 1, 2. Prendo un po' di filo. Adesso andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta. Qui al centro adesso facciamo il punto puff, quindi entro qui nella maglia alta e faccio, allungo il filo, 1, 2, 3, 4, 5. Esco da tutte le maglie e adesso chiudo così e vado avanti a fare le maglie alte. Quindi faccio allora una maglia alta. Sì. E due maglie alte in costa davanti, quindi faccio 1, 2, così, una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta, facciamo una maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2. Una maglia alta. Qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la prima, 1, 2. Adesso qui andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta. Nella maglia centrale lavoriamo il punto puff, quindi entro nella maglia, prendo il filo e tiro 1, 2, 3, 4, 5. Vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 1, ripetiamo. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto il mio motivo, le due maglie alte in costa davanti, e qui vado a chiudere nella terza catenella della maglia alta iniziale, così. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, una maglia alta, quindi ho fatto una maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti e una maglia alta. Adesso lavoro 2 maglie alte in costa davanti, quindi vado nella prima maglia, faccio una maglia alta in costa davanti, vado nella seconda maglia e faccio una maglia alta
in costa davanti. Adesso faccio qui, abbiamo la prima maglia alta, faccio una maglia alta, una maglia alta qui dove abbiamo il punto puff o puff, come si chiama, maglia alta nella maglia seguente. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte e 2 maglie alte in costa davanti, quindi 1, 2. Se riesco a trovare qua. Ok. Adesso vado qui nella maglia seguente e faccio una maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoro la prima e la seconda maglia alta in costa davanti. Una maglia alta. Adesso 2 maglie alte in costa davanti, quindi 1, 2. Vado qui nella prima maglia alta e faccio una maglia alta. Una maglia alta qui dove abbiamo il punto puff e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3. E 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Una maglia alta e 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, eccomi qua alla fine del giro. Quindi ho finito il mio giro, vado a chiudere nella terza catenella iniziale e faccio una maglia bassissima. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle. Facciamo sempre le 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2, una maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte in costa davanti, quindi lavoriamo la prima e la seconda. Adesso lavoriamo 3 maglie alte, quindi andiamo sulla prima e facciamo una maglia alta. Andiamo sulla seconda, facciamo una maglia alta. Andiamo sulla terza e facciamo una maglia alta. Così. E qui lavoriamo le 2 maglie alte in costa davanti. 1. Cosa è successo qua? Allora, abbiamo fatto la prima e adesso la seconda, così. Qui una maglia alta. Due maglie alte in costa davanti. 1. E 2. Una maglia alta. Due maglie alte in costa davanti. 1. Tre maglie alte, quindi 1, 2, 3. Andiamo sulla prima. 1, 2, 3 e 2 maglie alte in costa davanti. 1, 2, una maglia alta e ripetiamo di nuovo 2 maglie alte in costa davanti, una maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 3 maglie alte, 2 maglie alte in costa davanti, una maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro.
Arrivata alla fine del giro, vado a chiudere nella terza catenella iniziale, come sempre. Adesso faccio 3 catenelle e lavoro qui le due maglie alte in costa davanti, 1 e 2. Stiamo facendo il nono giro. Adesso vado qui nella maglia seguente, faccio una maglia alta, una maglia alta qui. Accanto alla maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2. Allora, qui abbiamo 3 maglie alte. Lavoro la maglia centrale, quindi la prima maglia la salto, vado in quella centrale. Salto la maglia seguente, quindi lavoro le 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2. Una maglia alta proprio qui in questo spazietto, faccio una maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, una maglia alta sulla maglia alta, una maglia alta qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi io entro qui e faccio una maglia alta. Maglia alta in costa davanti, ancora maglia alta in costa davanti, maglia alta qui al centro delle 3 maglie alte, così, e continuo a fare le maglie alte in costa davanti, 1, 2, maglia alta qui al centro, diciamo fra le 2 maglie, faccio una maglia alta e poi 2 maglie alte chiuse insieme. Scusate, 2 maglie alte in costa davanti, così, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora, ho finito il giro, vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Faccio 3 catenelle per iniziare la prima maglia alta. Lavoro le 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2. Lavoro una maglia alta sulla maglia alta. Allora, maglia alta sulla maglia alta e una maglia alta qui. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, qui la maglia alta, quindi entro qua proprio qui e faccio la maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Ancora maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta, facciamo una maglia alta. Maglia alta in costa davanti. Maglia alta in costa davanti. E qui dove abbiamo le 2 maglie alte, quindi entro qui e faccio una maglia alta. Maglia alta sulla maglia alta. E ancora maglia alta sulla maglia alta. Così. Quindi adesso le maglie alte sono di nuovo 3. Adesso maglia alta in costa davanti, 1, maglia seguente, maglia alta in costa davanti. E ricominciamo. Quindi qui abbiamo 2 maglie alte. Vado sulla prima e faccio una maglia alta. Vado sulla seconda e faccio una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti. Quindi entro qui. E faccio una maglia alta, maglia alta in costa davanti, maglia alta ancora in costa davanti e qui faccio una maglia alta e ancora 2 maglie alte in costa davanti. Qui dove ho appena fatto la maglia alta in costa davanti, entro proprio qui in questo spazietto, faccio una maglia alta. Maglia alta sulla maglia alta, maglia seguente ancora una maglia alta e 2 maglie alte in costa davanti. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua alla fine del giro.
Quindi vado a chiudere come sempre nella terza catenella iniziale, così faccio 3 catenelle, lavoro le due maglie alte in posta davanti. Questo è l'ultimo giro di questo motivo, quindi siamo all'undicesimo giro ed è l'ultimo. Allora, qui abbiamo 3 maglie alte, quindi lavoriamo la prima, la seconda e la terza. Adesso dobbiamo fare una maglia alta in costa davanti qui, quindi dobbiamo saltare le maglie, tutte queste maglie, e andiamo qui sulla prima maglia alta del motivo che chiude qui. Quindi vado qui, faccio una maglia alta in costa davanti. Adesso torno indietro e vado qui nella prima maglia alta in costa davanti, entro e faccio una maglia alta. Così, e vado avanti qui e lavoro le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Ora, 2 maglie alte in costa davanti, 1, 2, 3 maglie alte, 1, 2, 3. Quindi qui abbiamo le due maglie alte in costa davanti, una maglia alta centrale e due maglie alte in costa davanti. Quindi io salto 1, 2, 3, 4 e vado qui nella prima. Faccio la maglia alta in costa davanti, poi torno indietro e vado qui sulla prima. Quindi stiamo incrociando. Così. E andiamo avanti a lavorare le 3 maglie alte. 1, 2, 3. Maglia alta in costa davanti. 1, 2. Adesso 3 maglie alte. Qui abbiamo le 3 maglie alte, lavoro 3 maglie alte. 1, 2, 3. Quindi ripeto, salto le due maglie alte in costa davanti, la maglia alta centrale. Qui abbiamo due maglie alte in costa davanti, io vado sulla seconda qui, quindi prendo il filo e faccio una maglia alta, poi torno indietro e vado sulla prima maglia alta in costa davanti qui. Quindi vado, entro, prendo il filo e faccio una maglia alta, così. E vado avanti a lavorare le maglie alte. Quindi 1, 2, 3. 2 maglie alte in costa davanti. 1 e 2. Ok? Quindi questo è l'ultimo giro del motivo. Allora andiamo avanti e facciamo tutto il giro e poi riprendiamo di nuovo i punti che abbiamo fatto nel collo. Quindi facciamo un giro a maglia alta e un giro a maglia alta in costa dietro. Ok? Comunque facciamo tutto il giro e poi lo facciamo insieme. Facciamo il primo giro insieme e poi andate avanti da sole. Eccomi qua. Allora ho finito il giro e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso facciamo 1, 2, 3. Adesso lavoriamo tutte le maglie a maglia alta, quindi facciamo tutto un giro a maglia alta. Così. Ok? Quindi andiamo avanti e lavoriamo tutto il giro a maglia alta.
Eccomi, allora sono arrivata alla fine del giro, ho fatto tutto il giro a maglia alta, chiudo qui nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle. E come ho già detto prima, lavoro le maglie alte in costa dietro, quindi entro dal retro del lavoro, passo sulla maglia alta, esco dietro di nuovo al lavoro, prendo il filo e faccio la maglia alta, così. Allora, come abbiamo fatto il collo, lavoriamo anche qui il bordo. Quindi facciamo tutto il giro a maglia alta in costa dietro. Allora, andiamo avanti con questa lavorazione. Facciamo un giro a maglia alta, un giro a maglia alta in costa dietro. E andiamo avanti fino ad ottenere 4 motivi e a maglia alta in costa dietro, 4, 3, ok? Quindi facciamo un piccolo bordino dopo, diciamo, questa lavorazione. Facciamo un piccolo bordino, quindi 3 o 4 motivi a maglia alta in costa dietro. Bene, quindi finito questo giro, fate poi un giro tutta maglia alta. Finito il giro tutta maglia alta, fate ancora un giro a maglia alta in costa dietro. Ok, allora io vado avanti e poi vi faccio vedere, diciamo, la fine, insomma, l'effetto che fa. Ok, dopo che finiamo il bordo, iniziamo a fare le maniche. Eccomi qua. Allora, ho finito il giro. Io ho fatto 3 motivi, a maglia alta in costa dietro. 1, 2, 3. Adesso per chiudere faccio tutto un giro a maglia bassa, quindi inizio, faccio una catenella e lavoro in ogni maglia una maglia bassa, così per tutto il giro. Quindi facciamo tutto il giro a maglia bassa, così, in questa maniera. Arrivata alla fine, chiudete qui nella catenella iniziale e spezzate il filo. Ok? Quindi facciamo tutto il giro e poi ci ritroviamo per iniziare a fare le maniche. Eccomi qua. Eccomi. Allora, ho finito il mio bordo. Ho fatto il mio, diciamo, l'ultimo giro tutta maglia bassa e ho tagliato il filo. Ora vi faccio vedere l'ultima parte, quindi come fare le maniche. Io ho fatto una manica, vi faccio vedere. Eccola. Ecco, qui c'è la manica e ho fatto qui un polsino, quindi ho ripreso la lavorazione del collo e del bordo del maglione. Ok, quindi adesso facciamo l'altra manica insieme. Cioè, iniziamo a fare la manica, poi il punto lo sapete, quindi poi potete andare avanti da sole. Allora, prendo il filo. Qui dobbiamo riprendere le maglie, quindi abbiamo lasciato che abbiamo fatto il giro 2 maglie alte chiuse insieme, una maglia alta in costa davanti. Quindi entro qui. Allora, scusate un attimo, ecco, entro qui, prendo il filo, faccio un nodino, anzi faccio il doppio nodo come sempre, e inizio a fare 3 catenelle, 1, 2, 3. Quindi adesso lavoro tutto a maglia alta, quindi dobbiamo riprendere tutte le maglie. Lavoriamo tutte le maglie a maglia alta, quindi qui abbiamo le 2 maglie alte chiuse insieme, la maglia alta in costa davanti, quindi faccio una maglia alta qui e una maglia alta dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, maglia alta, maglia alta, così. Allora, se diciamo l'apertura del braccio vi sembra troppo largo, in questo giro di maglie alte qui
diminuite qualche maglia se l'apertura vi sembra troppo larga. Allora, io nella mia manica qui ho diminuito un paio di punti perché diciamo era un pochino troppo larga. Ho diminuito 5 punti, 5 maglie ho diminuito, non di più. Quindi per fare un numero pari. L'importante che fate le maniche uguali, nel senso che tanti punti fate in una manica e anche nell'altra dovete fare gli stessi punti, altrimenti poi le maniche vi, cioè vi risultano una più larga e una più stretta. Io qui, per esempio, tutto intorno ho, se non sbaglio, 55 maglie, quindi ho diminuisco di 5 maglie e quindi faccio 50 maglie in tutto, però diciamo non abbiamo tutti lo stesso braccio. Quindi lo provate e poi decidete se dovete diminuire oppure no qualche maglia, ok? Allora faccio tutto il giro così a maglia alta, ok? E poi ci ritroviamo. Allora, eccomi qua, ho fatto tutto il giro, tutta maglia alta. Quindi ho chiuso nella terza catenella, come sempre. Quindi faccio adesso 1, 2, 3 catenelle. Vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta e chiudo. Vado nella maglia, diciamo sotto la prima maglia alta, e faccio una maglia alta in corsa davanti. Quindi il punto lo sapete, non c'è bisogno che diciamo che lo ripeto, ecco. Allora, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà. E poi vado nella maglia sotto e faccio una maglia alta in corsa davanti, così. Ok, così e così. Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Quindi dobbiamo fare questa lavorazione fino alla lunghezza desiderata, fino alla lunghezza della manica. Ok, quindi man mano che andate avanti, come sempre, provate la manica. Allora, io per quanto riguarda la mia manica, che poi ho fatto il polsino, io sono arrivata all'incirca qui, in modo che poi ho staccato la lavorazione, diciamo, del punto della maglia fino a qui, e poi da qui in poi ho fatto il polsino. Va bene? Quindi andate avanti e se volete fare il pulsino vi fermate qua, diciamo. E se non volete il pulsino andate avanti fino alla lunghezza che, insomma, fino alla vostra misura. Ok? Siete libere di non fare il pulsino o lasciate così, lo lasciate, diciamo, continuate con la lavorazione, oppure ripeto, sono ripetitiva, lo so. Se in caso volete fare il polsino, vi fermate proprio qua. Così facciamo un pezzo. Saranno, vediamo quanti centimetri sono. Allora, 11 centimetri. 11, sì, 11 centimetri. Ok, allora andiamo avanti con la manica. Ripetete sempre questi due giri e ci ritroviamo dopo. Allora, finito il giro, ho ripreso tutte le maglie, quindi ho fatto tutte le mie maglie alte. Adesso, finito il giro, vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Adesso la lavorazione è molto facile perché dobbiamo continuare la lavorazione a giro. Quindi iniziamo con 3 catenelle, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, esco da 1 e poi chiudo. Vado nella maglia sotto la prima maglia alta e faccio una maglia alta in costa davanti. Ok, quindi adesso dobbiamo andare avanti fino alla lunghezza, diciamo fino alla lunghezza del nostro braccio. Anzi, allora, se volete fare il polsino come l'ho fatto io, se volete fare questa lavorazione qui del polsino, andate avanti e vi fermate all'incirca qui. Quindi il polsino è circa 10-11 centimetri.
Quindi, se lo volete fare, vi fermate qui. Se non lo volete fare, allora continuate con il punto della maglia, perché non a tutti piace il polsino, ok? Quindi ripeto, la lavorazione è molto facile adesso. Dobbiamo continuare a girare, a lavorare sempre a giro, ok? Quindi fino, ripeto, fino alla lunghezza sopra il polso. Va bene? Allora io vado avanti e poi ci ritroviamo quando dobbiamo iniziare a fare il polsino. Perché dobbiamo diminuire qualche maglia in modo che qui poi stringa un pochino, lo dobbiamo stringere un pochino per farlo, diciamo, per dargli proprio la forma di un polsino. A dopo. Allora, eccomi qua. Finita la lavorazione della mia maglia, io sono arrivata a 33 centimetri, quindi io prendo la misura da qui, dal sottobraccio fino a qui al bordo, e la mia lavorazione sono 33 centimetri, però ovviamente questo è il mio braccio, è la mia misura, quindi voi man mano che andate avanti lo provate. Adesso io ho finito il giro, la lavorazione dove sapete che facciamo il giro tutta maglia alta. Quindi adesso riprendo la lavorazione del collo, quindi facciamo un giro a maglia alta in costa dietro e poi facciamo un giro tutta maglia alta e poi ripetiamo un giro a maglia alta in costa dietro e poi ancora un giro a maglia alta. Allora, qui devo iniziare a fare il mio giro a maglia alta in costa dietro. In questo giro vado a diminuire delle maglie. Quindi lavoro 2 maglie alte in costa dietro, la terza la salto. Quindi poi vado nelle 2 maglie successive e lavoro le 2 maglie alte in costa dietro. Ancora salto una maglia e vado nelle 2 maglie seguenti e lavoro le 2 maglie alte in costa dietro. Ok? Io faccio in questa maniera per diminuire le maglie. Allora, ho fatto le 3 catenelle, adesso vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro. Quindi la terza maglia la salto, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro. Maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Salto la maglia seguente, quindi vado nella maglia successiva e faccio 1, 2. Adesso salto la maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta in costa dietro, ne faccio 2, quindi 1 e 2. Salto la maglia, vado nella maglia seguente e lavoro la maglia alta in costa dietro, maglia seguente, maglia alta in costa dietro. Ok? Quindi io vado avanti così per tutto il giro. Allora, ho fatto tutto il giro e sono arrivata alla fine. Vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Allora, io nel primo polsino qui ho lavorato 30 maglie, quindi qui invece ancora ho 2 maglie da diminuire, da eliminare. Quindi, cosa faccio? Diminuisco le maglie ad ogni inizio giro. Quindi, adesso sto iniziando un nuovo giro. Salto la maglia seguente, vado nella maglia qui, vado nella maglia seguente e continuo continuo la mia lavorazione. Quindi adesso devo fare un giro tutto a maglia alta, così. Quando finisco il giro, devo poi iniziare il giro a maglia alta in costa dietro e quindi all'inizio diminuisco l'ultima maglia, quindi per avere le maglie uguali, ok? Quindi la lavorazione adesso dobbiamo riprendere la lavorazione del collo. Dobbiamo fare un giro a maglia alta in costa dietro e un giro tutto a maglia alta. Seguite questa lavorazione fino al, diciamo, alla lunghezza che vi serve per il polsino. Ok? Il mio polsino, per esempio, è 11 centimetri. Poi magari se lo volete più corto oppure non lo so, se non lo volete fare addirittura. Scegliete voi, diciamo è una scelta vostra. Ok?
Allora, il progetto, diciamo, è terminato. Abbiamo finito, dobbiamo solo nascondere tutti i fili e poi lo possiamo indossare. Allora, io ringrazio ancora una volta Rania Scordalò. Chiedo perdono se non riesco, se non pronuncio bene il suo nome. Allora, è stata molto gentile perché ho chiesto se potevo realizzare questo progetto perché ho visto una sua foto, mi è piaciuta tanto. Questa è una creazione tutta sua, quindi io ho copiato da questa foto. Ho chiesto permesso, quindi lei ha consentito, mi ha dato questo permesso anche per fare il tutorial. Io la ringrazio ancora perché mi ha dato la possibilità di, insomma, di fare questo meraviglioso lavoro. Ok? Allora, spero che anche a voi è stato, insomma, è stato di vostro gradimento, che vi è piaciuto e che lo volete realizzare anche voi. Mi scuso, chiedo scusa se durante il tutorial ogni tanto, insomma, mi perdo, mi sono un po' confusa, però spero che, insomma, riuscite a seguirmi. In tutti i casi, se c'è qualche dubbio o problema, mi potete contattare su Facebook, mi mandate un messaggio privato e quindi cercherò di aiutarvi in tutti i modi, come del resto ho sempre fatto. Ok, un bacione a tutti e alla prossima. Ciao.